Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo video. È un po' che non parliamo di The Ordinary. I never made it, but I know what it takes. Someone invaded by a mix of emotion. Quello che ho notato è che il tempo passa, almeno per me, nell'ambito skincare, il tempo passa, il tempo scorre, ma ci sono un sacco di persone, me compresa, che rimangono comunque molto molto radicate e appassionate a questo brand per il rapporto qualità-prezzo, per la filosofia che c'è dietro appunto l'azienda, per un sacco di motivi, per il fatto che i prodotti sono molto molto semplici da usare e quindi ho deciso di iniziare queste rubrichette a tema The Ordinary per poterne continuare a parlare in parallelo con tutti gli altri brand con cui tratto e che vi consiglio, di cui vi parlo di solito. In questo video vorrei fare un riassunto di quali sono stati e quali sono i miei prodotti preferiti The Ordinary, quali sono quelli che non uso più e anche come mai, e quelli che sto utilizzando adesso e come mai. Prima di iniziare a fare qualsiasi cosa, però, non dimenticate di seguirmi su Instagram a questo indirizzo che vi lascio qua sotto, così da non perdervi tutti i miei aggiornamenti, storie, eccetera, per quanto riguarda la skincare. E se avete qualche domanda potete anche scrivermi in direct, io piano piano rispondo sempre a tutti. Allora, parto col dire che io ho iniziato a usare The Ordinary praticamente subito, cioè appena ho iniziato a fare skincare ho avuto un periodo di prodotti da supermercato che piano piano ho integrato con dei prodotti The Ordinary, e i miei primissimi prodotti sono stati l'acido ialuronico più B5, il peeling HA più BHA, perché avevo già la pelle grassa, quindi sapevo che poteva leggermente darmi una mano inizialmente, e il siero alla caffeina per il contorno occhi. A questi prodotti poi man mano ne ho integrati altri, ne ho provati parecchi di The Ordinary appunto, e quindi adesso partiamo con quelli che sto utilizzando adesso. Allora, al momento io li ho messi qua vicino a me per averli chiari. Parliamo di contorno occhi. Allora, per quanto riguarda il contorno occhi, io ho deciso che il mio è l'Argirellin Solution, questa qua. Allora, l'argirellina sostanzialmente è un siero con peptidi all'interno. Argirellina è una sostanza brevettata proprio che mira all'appiattimento, allo spianamento delle piccole rughe, delle fine lines, soprattutto in prossimità del contorno occhi, dove la pelle è un pochettino più sottile. È un siero molto 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 acquoso, quindi va messo sempre per primo e preferibilmente solamente sulle zone che ne hanno bisogno, quindi dove avete le rughe d'espressione. Perché mi piace di più rispetto al siero alla caffeina che ho abbandonato? Per due motivi. Intanto non brucia gli occhi. A me è capitato qualche volta di, per errore, mettere magari questo siero alla caffeina troppo vicino nell'angolo interno dell'occhio, che mi entrasse leggermente un bruciore che non vi dico, ma quello insomma è stata una cavolata mia, e non fa del siero un brutto prodotto per questo motivo. Però ho notato che mentre nei primi periodi non potevo veramente farne a meno, quindi appena stoppavo questo siero si vedeva immediatamente il risultato negativo, perché mi iniziavano a ricomparire magari le occhiaie bluastre, eccetera, eccetera, ho capito poi col tempo che ero diventata quasi immune a questo prodotto e quindi ho deciso di sospenderlo. Me n'era avanzato un fondo, l'ho regalato a una mia collega che a quanto pare era ancora nel periodo in cui le serviva un sacco, e sono passata ad utilizzare solamente l'argirellina. Nessuno di questi due prodotti ha una funzione idratante nello specifico, l'argirellina men che meno, perché essendo così tanto liquida si assorbe quasi immediatamente e non lascia senso di idratazione e di, insomma, di zona carica e morbida, quindi va sempre comunque abbinato a un altro contorno occhi in crema che The Ordinary non ha, quindi ne ho sempre poi abbinato uno mio. Un prodotto che ho sempre sottovalutato della serie, boh, chi se ne frega, chissà cos'è, chissà cosa fa, e che ultimamente invece mi sta piacendo da morire, sono gli aminoacidi più B5, ovvero questo qua. Questo prodottino qui è lievemente oleoso, ci sono a volte dei sieri, c'è scritto comunque sul sito, che sono sì dei sieri ma sono anche leggermente oleosi, infatti questo qua va messo dopo i vostri sieri, o comunque tra siero e crema, ma non dovete metterlo prima di qualcosa a base acquosa. Anche gli aminoacidi sono una formula concentrata di peptidi più vitamina B5, quindi super super idratanti, super rinforzanti della barriera, rinforzanti della pelle e perfezionatore della texture anche della pelle. Perché ho scelto questo prodotto? Volevo continuare ad utilizzare The Ordinary
e mi serviva qualcosa di tendenzialmente neutro che mi desse molta idratazione, perché la mia pelle ultimamente è passata da uno stato di assoluta untezza a uno stato di, non dico assoluta secchezza, ma comunque è cambiata parecchio, e quindi volevo almeno per la sera, soprattutto per il periodo invernale, qualcosa che mi mantenesse un bel carico di appiccicume sulla faccia, soprattutto la sera. Quindi ho optato appunto per questo prodotto qua e vi posso dire che mi sono trovata veramente bene, l'ho quasi finito. E mi sa che sì, che lo ricomprerò. Devo trovarlo. Devo vedere se lo trovo in qualche negozio fisico, perché così almeno evito di farmi l'ordine solo per un prodotto, ma vedremo. Di contro, altri prodotti idratanti di The Ordinary che ho utilizzato sono stati appunto, ad esempio, l'acido ialuronico più B5, perché ho smesso di usarlo. Io credo che sia un ottimo prodotto e credo che per chi inizia ad utilizzare l'acido ialuronico sia anche un buon inizio, appunto, per via del prezzo che ha, per via della facilità ad utilizzarlo. L'unico problema è il peeling. L'acido ialuronico di The Ordinary ha un peso molecolare molto alto, quindi rimane in superficie sulla pelle. Pertanto, se lo mescolate con qualcos'altro, soprattutto se si tratta di un prodotto molto oleoso o se sfregate, succede questa cosa chiamata peeling, ovvero il prodotto si sbriciola sulla pelle e se ne va. Si toglie ed è anche parecchio odioso, soprattutto se vi capita dopo che vi siete truccate e vi accorgete che vi state decomponendo e dovete rifare tutto da capo, skincare, eccetera. Quindi la motivazione per cui poi ho avuto occasione di provare altre tipologie di acido ialuronico che questo effetto non lo fanno molto meno, ho deciso appunto di non ricomprare quello di The Ordinary nello specifico, ma di dedicarmi ad altro. Questo non significa che lo faccia sempre, ci sono dei piccoli trucchetti che si possono adottare per non far fare il peeling, che sono ad esempio quello di mescolarlo ad altri prodotti, oppure semplicemente mettere qualche goccia nel palmo della mano, sfregare le due mani e poi tamponarlo sul viso al posto di farlo collare e sfregarlo, perché logicamente viene assorbito un pochettino di più, c'è meno prodotto in eccesso e di conseguenza è meno probabile appunto che si spelli e si sfogli in questa maniera. Ci sono tante tipologie di acido ialuronico diverse, ma se andate sul mio Instagram vedete che ogni tanto propongo qualcos'altro di altrettanto valido o qualcosa che sia a diversi pesi molecolari, quindi con delle molecole che siano più piccole, che vadano più a fondo nella pelle e che di conseguenza, lasciando meno prodotto in superficie, riducano la possibilità del peeling. Un prodotto che non riesco ad abbandonare è lui. Allora, anche questo prodotto qua. Adesso, questo bottiglione, poi vendono questi acidi così pesanti in quantità industriale, cioè 5 litri di acido glicolico al 7%. Comunque, detto questo, l'acido glicolico anche lì mi è sempre piaciuto, l'ho sempre utilizzato, continuo ad utilizzarlo, anche se ho trovato di meglio. Ovvero, trovo che questa formula qua sia molto appiccicosa. E mi capita spesso di, per non doverlo mescolare con altri prodotti che magari facciano contrasto, utilizzarlo magari di pomeriggio. Quindi sono a casa, mi faccio la doccia, so che non devo uscire, mi faccio un po' di skincare, o a volte magari metto solo lui, detersione tonico, e lo lascio sul viso. Quello che noto è che il viso rimane molto appiccicoso, è molto impegnativo da indossare. E quindi trovo che questo effetto sia particolarmente fastidioso. Naturalmente, poi quando devo procedere con la mia skincare, prendo un pezzo di cotone, del tonico neutro oppure un po' d'acqua, la passo sul viso per togliere l'eccesso e poi proseguo con la mia skincare. Insomma, niente di devastante da fare se il prodotto piace e dà dei buoni effetti. L'unica cosa, ho notato che ci sono degli altri prodotti, come ad esempio anche solo il Glycolaxal di Face Theory, che ha una funzione molto, molto, molto simile. Ed è completamente acquoso, quindi lo mettete sul viso, viene assorbito e non ve ne accorgete più. Quindi ha questa piccola pecca. Nonostante tutto, trovo che sia estremamente funzionante, soprattutto per quanto riguarda i punti neri e la grana della pelle, e quindi ogni tot continuo comunque ad utilizzarlo appunto con questo metodo del lasciarlo un pochettino in posa, rimuoverlo e poi procedere con la skincare. Adesso toccherò un argomento dolente, un tasto dolente, la niacinamide. Allora, io ho avuto sia la niacinamide normale, sia questa qua in polvere. Intanto, con quella in polvere ci ho anche fatto un video, ve lo lascio poi in scheda alla fine di questo se volete vederlo. Prodotto bomba, l'ho comprato immediatamente appena uscito, volevo assolutamente provarlo. E cioè, che c'è questa cosa dello scooper, questa cosa le metti questo, mischialo, fallo, poi se ne metti troppa rimane bianca perché il siero si assorbe, ma questa rimane in superficie e devi sempre avere il mix giusto perché in alcuni prodotti.
Cioè, allora, va bene giocare al piccolo chimico, però non è esattamente il prodotto che utilizzerei tutti i giorni. Allora, lei arriva già con il suo cucchiaino, e appunto la polverina all'interno. È molto simile a come hanno sistemato l'acido ascorbico in polvere, sempre loro. Magari qualcuno di voi ce l'ha già. Quindi bisogna fare questo mix, inserirlo all'interno di un prodotto dove bene o male il pH rimane fra 5 e 6, perché ha bisogno di una situazione molto neutra, molto stabile per sopravvivere bene. A questo punto li mischiate insieme e poi ve li spalmate sul viso e tac, avete la niacinamide ovunque. Va benissimo, ma con la quantità di prodotti al momento che ci sono, che hanno già della niacinamide all'interno, trovo che salvo voi non abbiate necessità di un quantitativo di niacinamide industriale sul viso, perché è l'unica cosa che vi salva e che vi fa avere una pelle stupenda, secondo me potete farne anche a meno. Per quanto riguarda invece la niacinamide, quella al 10% classica che tutti conosciamo, sì, bene, però a me non mi ha fatto niente. Mi ha aiutato un pochettino quando stavo combattendo i punti neri, mi ha aiutato un pochettino a migliorare la dimensione dei pori in questa zona qua, però anche lì ho notato che siccome la niacinamide è diventato un ingrediente molto di moda perché fa tutto, antirughe, protettivo della barriera, seboregolatore, antiimperfezioni, anti questo, anti quello, lo stanno mettendo veramente dappertutto e trovo che sia molto 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 facile trovare delle formulazioni migliori. Magari combinate anche con altri ingredienti che aiutano ulteriormente la pelle a migliorarsi, ad essere in uno stato migliore, che non appunto questa qua di The Ordinary. Quindi anche lì ho trovato di meglio e nulla, ho trovato qualcosa che funzionasse di più. Ciò non significa che se state iniziando con la niacinamide, ho sentito anche tanti di voi che comunque si sono trovati strabene, hanno detto no, io senza niacinamide di The Ordinary non riesco a vivere, quindi io sono dell'idea che se un prodotto vi piace e a voi fa bene, ve lo dovete tenere e portare fino nella tomba. Non nel mio caso per questa tipologia di niacinamide, ma uso tantissimo questo ingrediente semplicemente in altri prodotti. Questa non so se mettermela, no, non posso mettermela sui piedi perché la crema solare sui piedi no. Non so cosa farmene, mi dà fastidio anche addosso. Questa proprio. Lei non la lascerò mai. Allora, questo è il peeling H più BH. Anche su questo ho fatto parecchi video perché c'è bisogno di informazione per utilizzarlo nel modo migliore. Non sto qua a spiegarvi come si usa perché non è questo lo scopo del video, ma vi posso dire che mi ha aiutato tantissimo. Continua ad aiutarmi tanto, lo riprenderò ovviamente in autunno perché d'estate è sconsigliatissimo utilizzare un quantitativo di acidi chimici esfolianti, come questi, però ce l'ho, ne ho due. Ho questo qua, l'ultima volta era sold out, è stato sold out un sacco di tempo, quindi poi ne ho presi due. Adesso ho questo qui che non è neanche a metà e un altro chiuso che mi tengo in caso ci fosse la guerra The Ordinary, io almeno ho la mia dose di peeling. Tra parentesi, ho la pelle grassa a tendenza acneica, quindi anche se la mia pelle è in buono stato, io ogni tanto lo faccio, giusto così, per ricordargli, guarda che comunque so come tenerti a bada. Bene, questi sono i prodotti che ho adesso. Nella vita, vi posso dire che quegli altri che ho provato e che ho evitato. Allora, altri prodotti di ordine che ho provato, sicuramente, l'EUC 134, che per me si è rivelato troppo, perché anche quello è molto oleoso, è un base retinolo. Molto molto forte, non sono riuscita ad utilizzarlo nel migliore dei modi, l'ho regalato a una persona che poteva utilizzarlo meglio. Ho sempre evitato i prodotti con vitamina C. In realtà non per un motivo particolare, o meglio, i prodotti con vitamina C di The Ordinary si dividono in due categorie, i sieri e le creme, con in mezzo l'acido ascorbico con alfa-arbutin all'interno. Perché in mezzo? Perché è oleoso. Allora, tutti quelli prima, quindi i derivati, ascorbil glucoside, poi mi sembra che ci sia anche ascorbil qualcos'altro, e adesso non mi viene in mente, che sono sieri acquosi, quelli là top, li potete mischiare con tutto, anche con niacinamide, non con acidi, ovviamente, però appunto non hanno grossi nemici, e sono molto delicati e molto funzionali. Non mi piace la vitamina C all'interno delle creme, a me piace che la crema rimanga tendenzialmente neutra. Non voglio avere un prodotto di chiusura che dovrebbe essere il più versatile possibile, invece con un attivo instabile, puro come quello che hanno inserito all'interno delle creme di The Ordinary, quindi quelle là non mi piacciono. Chi mi segue sa che è difficile che io le consigli e non credo che le proverei volentieri. Diverso invece per l'acido ascorbico con Arbutin, che invece ritengo essere un ottimo prodotto, ma estremamente sensibilizzante. Ha una formula oleosa pesantina.
è molto facile che pizzichi sulla pelle, quindi sì, se non avete pelle sensibile. Io non l'ho mai provato, ritengo di avere dei prodotti simili che mi piacciono altrettanto e al momento non ho particolarmente necessità proprio di quello, però è comunque un buon prodotto che ha degli ottimi effetti. Per il resto in realtà ce ne sono veramente tanti. E piano piano proverò altre cose, cerco sempre di non farmi prendere dal brand, oh mio Dio, devo avere tutto, ma valuto se mi serve davvero quell'ingrediente a livello di prodotto mono ingrediente, quindi che abbia esclusivamente solo quello, o se magari posso trovare delle alternative altrettanto valide che abbiano una formula combinata che quindi fa anche altro alla mia pelle, tutto insieme in modo che io possa concentrare più attivi in un unico prodotto. E niente, questo è tutto, è il mio riassunto di The Ordinary fino ad oggi. Ho scritto un articolo sul mio blog, vi lascio il link qui sotto, dove ho elencato tutti i prodotti The Ordinary, visto il periodo che si sta avvicinando, e ve li ho divisi tra quelli che potete e non potete utilizzare d'estate. Quindi, visto che è uno dei grossi dubbi che ci sono ultimamente, anche cosa posso tenere e cosa no in vista dell'estate, The Ordinary Edition, sul mio sito c'è un articolo dove non ne scappa uno, quindi avete la catalogazione di tutti i singoli prodotti The Ordinary e quando e come utilizzarli. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto che vi possa tornare utile. Mi raccomando, se avete qualsiasi genere di domanda, lasciatemela qua sotto nei commenti o scrivetemi in direct su Instagram. Non dimenticate di iscrivervi al canale, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.